i più moderni strumenti medico-chirurgici a Torino Esposizioni, nella mostra inaugurata dall'arcivescovo, dal prefetto, dal professor Dogliotti. L'elettricità ci esplora con questi radiografi che permettono di osservare lo spostarsi dei visceri senza dover imporre al paziente scomodi movimenti. Vari punti di vista sulla malattia, quello del religioso e quello del chirurgo, come è il marchese Villaverde, genero di Franco. La speranza di vita, quando la natura è esitante, viene aiutata dalle incubatrici. Si allineano in queste sale, presentate da 9 nazioni, le più proficue armi inventate dall'uomo. Ecco l'ultimo tipo di polmone d'acciaio. Ed ecco la lampada scialitica che dissolve le ombre sul tavolo operatorio. La nebulizzazione di penicillina, garanzia di antisepsi, avvolge questi uomini intenti a riassestare la nostra orologeria quando ancora non è giunta la nostra ora.